poi dove arriva sto cartellino. Ho cercato di evitarlo il più possibile, poi vabbè, sarà così. Poi, Tozzo manterrà il record. Dai l'impressione di essere un difensore molto più tecnico che ruvido. Sì, oddio, cerco di giocare sempre pulito, poi ovviamente vai a analizzare le ammonizioni che ho preso, sono sempre molto discutibili, però ci sta, sono decisioni che arbitrali. Certo. Tu sei sempre stato un difensore nella tua carriera? Sì, ho fatto sempre il difensore. Qual è stato l'impatto con il mondo professionistico proprio? Diciamo ho fatto tutta la gavetta proprio, nel senso che sono uscito dalla primavera, ho fatto 2 anni di primavera, di cui il secondo anno ad Avellino, e sono ritornato all'Ecco che ero di proprietà loro, ho fatto 4 presenze e nei primi 6 mesi, e ovviamente non trovando spazio, poi ho deciso di andare a giocare appunto a Mezzogiorno in C2. Il giovane era diciamo meno integrato nel gruppo rispetto adesso, che prevalentemente gli spogliatori sono per lo più di giovani, per cui diciamo che adesso è un po' più facile. Ma tu l'hai sofferta questa cosa? Io l'ho sofferta un pochino, sì, penso sì, un pochino sì, perché comunque diciamo che c'erano veramente pochi giocatori che ti aiutavano. Eri un ragazzo, eri il bambino diciamo della squadra che si allenava con loro, sì, facevi parte della squadra, però eri sempre un bambino, insomma. Era sicuramente una gavetta, era anche una prova di forza, per cui sicuramente ti poteva aiutare magari non in quel momento, ma gli anni dopo. Io personalmente, magari anche gli anni prima, soprattutto in primavera quando stavo a Lecco, che mi allenavo sempre con la prima squadra, lì l'ho sofferto molto molto di più, perché mi facevo la primavera, per cui il campionato di ragazzini diciottenni, quando stavi con la prima squadra arrivavi, ciao, nessuno rispondeva, mi mettevo in un angolino e stavo là, insomma, stavo nel mio, mi allenavo e basta. Avellino è stata veramente un'esperienza di vita più che di calcio. Poi ho conosciuto tante persone splendide, tant'è che ho visto qualcuno ieri qua, sì, che sì. C'era l'Avellino in ritiro, però quella è stata veramente un'esperienza di vita che mi ha formato e mi ha dato tanto. Facendo l'esempio del campionato tedesco, della Bundesliga, hanno completamente un'altra mentalità, partono dalle strutture, dai settori giovanili e fanno in modo di creare dei presupposti per un futuro migliore e migliorare il proprio paese partendo magari da piccole cose, cosa che in Italia purtroppo non sappiamo fare. Non abbiamo proprio la mentalità per farlo, nonostante qualcuno magari abbia anche le idee, le iniziative. Dicembre è il mese di Natale, ma anche il mese dell'assegnazione del pallone d'oro. Sta tenendo banco questo dibattito tra Messi, Cristiano Ronaldo e Neuer. Tu a chi lo daresti? A livello di numeri sicuramente a Cristiano Ronaldo. Però, vabbè, Messi è sicuramente un talento, un fenomeno naturale. Cristiano Ronaldo è un fenomeno altrettanto, però molto più costruito, molto più con la mentalità da vincente. Io, Neuer, per quello che ha fatto vedere, nonostante ci sia il paradosso che poi non è stato dato più che altro a Buffon nell'anno dei mondiali, che ha fatto un mondiale strepitoso, c'è un po' questa cosa che diciamo frena un po' la mia idea, però non lo so, secondo me Neuer lo meriterebbe, come a livello numerico Cristiano Ronaldo farebbe altrettanto, insomma. Sono più che altro un sognatore. Adesso, sognatore,
che mi piacerebbe fare tutto quanto e poi fondamentalmente il tempo di fare quello che vorrei non ce l'ho perché comunque giocando a calcio il tempo è tra virgolette limitato nonostante abbia tanto tempo libero. Mi piacerebbe fare tante cose, mi impongo degli obiettivi, poi mi faccio prendere un po' dagli eventi e magari li lascio perdere, li trascuro un pochino, però sto cercando di capire quale sarà la mia strada futura dopo il calcio. Sono stato allo Rockets qualche anno fa e secondo me è veramente il paradiso. A livello proprio di natura incontaminata, di quello che sono anche le strutture, cioè non c'è nulla. Questi hotel che si chiamano Posada, che sono strutture bene o male molto, come si dice, molto minimal. E poi c'è questo molo, vai, prendi la barca, vai su tutte le isolotte intorno. Secondo me è uno dei posti almeno che ho visitato finora che può essere uno dei posti più belli che abbiamo mai visto a livello proprio di natura. Il piatto perfetto? Piatto perfetto io. Mi piace mangiare. Magari non cucinato da te in generale. Piatto perfetto, non lo so. La cucina di mia mamma ci avrà sempre in debole. La cucina italiana poi secondo me sarà sempre la migliore. Nonostante tutti i difetti che abbiamo noi italiani, ma la cucina è sicuramente una cosa che abbiamo una marcia più degli altri. Torno a casa e mia madre mi fa sempre le cotolette con le patate. Cioè, cose molto, molto semplici, diciamo, niente di elaborato, però fatto con l'amore giusto, per lo più comunque latinoamericano, magari chi c'è, Mark Anthony, Romeo, questi personaggi qua che comunque danno qualcosa, secondo me, anche ascoltando le parole delle canzoni. Ma sei anche un ballerino provetto oppure ascolti solamente? No, diciamo, ballerino provetto è un parolone, diciamo che mi muovo all'occorrenza. Senti, rimanendo a parlare di musica, una novità rispetto agli altri anni in quella che è una delle arti più antiche della storia umana è l'avvento di questi talent show che danno a moltissimi giovani, che poi si confermano molto molto bravi, la possibilità di mettersi in mostra e di esplodere, di arrivare proprio nel jet set internazionale. È una differenza sostanziale rispetto agli anni 60, 70, 80 che pure hanno dato alla musica internazionale tanto fascino, tanto splendore. No, chiaramente è una bella opportunità per chi ha dei talenti in generale per mettersi in mostra, per cui secondo me sono comunque gare, perché alla fine sono sempre gare con il giusto livello di concorrenza che possono portare comunque a delle cose, a un avvenire produttivo per i ragazzi che partecipano, insomma, per cui secondo me sono comunque opportunità che vengono date con un giusto motivo, diciamo, per cui secondo me sono favorevole ai talent show. Faccio i migliori auguri di buone feste, un buon Natale, felice anno nuovo a tutti quanti e spero che sia di chiudere l'anno, questo mese che manca, questi 20 giorni più che altro, di chiudere nel migliore dei modi e che il 2015 sia un anno pieno di soddisfazioni per la squadra in primis e poi per tutti quanti che possano raggiungere i loro obiettivi personali. I know what you like. How about if you and I?